successo? Dillo, Dolores, la sei licenziata. Ma se lei che suicidi? Le dai a via, non mi pianta chi fuma il dito. Ma ste dise? La di che lavoreva, resta qui. Nanca un momento in te che la cacchi. Ma la cominga fa? Ma sicuro di sì che può. Perché le dai? Ma proprio in che? Alessia che fa? Lavor più sa vega in tu la tua sorella. Oh, porra mica. Senti che? Mi riesci mica se tangio? No. Te me disere via che ti vengo fuori il cavò, eh? Eh sì. Oh, che mancava tu, ma che sta che la giornata più importante della nostra vita l'è cominciata proprio niente. Oh. Dai, Giulia, esagera mica, dai. Esagera mia. Ma te riesci mia a capire che la tua carriera politica la dipende tutta ad un'intervista di un'intervista? Ma anche se la pubblica, come l'ha promettuta giornalista, è finita fa sta vita di qua in provincia e partisse del Viserani in Porta Roma, al Parlamento. E so, ma continua mica a ripetere in continuazione. Ma se brusen. E mo me fem, e mo come fem. Che tu nessuno che cura la tua sorella. E ti riesce anche a stare senza giorno, ma che bella giornata. Se mi salta fede emorroidi perché la situazione è stressante in che... Ecco perché. Guarda, lui è stressato. Te sei stai via a rincare che l'ammazza con la tua sorella invece di fare la rimuovere a tanti ore come ti avevi detto. Allora ti deve mica capire che la mia sorella l'è mea sin la manica. Eh sì, perché un mio programma politico le tu basa. Sulla centralità degli affetti nei confronti della società, insomma, che la roba lì. Tira via fuori proclami politici. Allora ti devo dire che quando a sotto lui della ribalta a facessi vedere che con una carta truccata, no, cara la mia mogliettina, la mia sorella, la dovessi far forza, perché lei è la mia bandiera. Ah, la mia bandiera. Conto bene, Alberto. Ti fa che te lo dire. Ma se per colpa di una bruna, non che in cui è perso un pettrino chi, mi è stato che più specialunato. Guarda, questa dichiarazione d'amore eterno la mi tocca proprio il cuore, guarda. Mamma mia, il bamba, guarda, c'è lì perché è il nostro matrimonio. A te ti servivi di danè e la condizione della mia famiglia. E a noi i tuoi appoggi o i tuoi legami. Ma in cui, o ti riesci a fare quel che te sei, o non e ne rendi in un'altra parte a cercare il coro. Ma cos'è? Te mi minacci adesso? No, è una vita. Chi cerca di fare il rocco per dire no e sarà mi partito. Forse non è arrivato. Qual è la Dolores? Bruna, ste che fai stavolta? La voleva dare un elisir. No, le mie è un elisir. Le è una funzione. Allora lei va se minga per la fuzione, no? Facile a dir, ma molto più se difficile a farti. E perché? Perché? Perché che la porra di aula la leva, ligata a lei, con un pedrio in bocca. Cosa? Ma lo fai con un suo vento. Guarda che so stai obbligata a farne. Ma te l'hai ligata a lei? E per forza, la sei rivoltata ben amata. E per certi persone, oh, e grandi di pregiudizi sulle divine arti di noi illuminati. Oh, sì, ma se pominga di galei lei. Perché? Guarda che in certi ospedali e fa sempre. Oh. Sì, ma le minga la stessa roba. Guarda, la sei riportata meno amata. Sai cosa fa? Sì, ma che cosa parla? Allora, in che no? Scappata via con i suoi gambetti e pensi proprio che la tornerai tre più. Oh, guarda, mi dispiace bene, ma la nara mia è tan lontana quantina la che dai pesce alla fortuna. Le emorroidi. E te fai sapere. Guarda, te dici mia perché tanti te che ed è mia. Ma te vuole una pozione con tre no, no, grazie, ma benissimo. Guarda, fammi te bere. Tanto il culo è to. Mi sa bene. Giusta! Né più né meno, il culo è me! Ecco. Mi sa bene, mi sa bene già. Ma me la faceva sapere
quei certi volla riesce anche a mo' meravigliante la tua salita. Ma fammi a ridere, guarda, prima ti sei stata in pepe e magari il piede di dolore. Ma di, ma chi lì? Io sento che tu male cuore. No. No. Ma mo, la roba più importante, lei tua, una sistema tutta la tua sorella, che c'ha il tuo tirapetto. Un fortunato. Mi se vedo. Misso mia, cosa faria che non parti? Quante parle e Parker te leva. E riesci mia a capire perché. Certi volme fin di pensare che sia un po'... Ma va là, va là. Le vuoi che la ciappa, un so in pei puliti come una missione, tutto qui. Le di ma un farlocco ignorante ai massimi livelli. Per mo, vieni sul dar che può occuparsi della maga. Oh, c'è una minchia in la mia sorella, eh? Ma la c'è tutti sci? Sì, ma ti te dici in tono sarcastico, ma ecco. Ma perché? Tu ria proprio in crenca della vera maga? Ma fammi un piacere, dai, 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 telefono a Fortunato e dite venite subito. Intanto ho trovato anche una soluzione per questo problema. Come le mie stanno vecchie tutti. A meno che... Pronto, Fortunato? Sì, sull'Alberto. Sì, l'Alberto, sì. Allora, va che ho bisogno subito di ticchi anche a mia, eh? Subito, mola tu cosa e venchi de corsa, va bene? Ma te sei proprio scemo, tu devi venire chi, venchi, no? E de corsa anche! La dica arriva subito. Ti dicevi di un'intervista? Purtroppo, la soluzione che ha fatto stasse per giù per tanto tempo. Te che dicevi alla giornalista che se fa l'intervista in giro per la casa e in giardini, sì, tanto che se gira per la casa in giardini si potrà parlare bene. La madica che sarà anche un fotografo. Un fotografo. Fotografo, sì. Te che dice che tite che è una gode scud, che la toccare verta più. Sì, e il laboratorio della Bruna? Signor laboratorio, le giocattina sarà semi e fai una gio. Ad ogni punto la giornalista ha le alcune dei problemi che la messurella. E magari lavorano anche cugnosola e fanno una qua domanda. Lavorano anche una qua domanda? Ma che problema che è? Tanto come ti dice ti, è la tua carta vincente e sarà mio un problema. Anzi, la potrà mettere in chiaro in condizione della tua sorella. Questo non può che farci comodo e ne guadagnerà la tua immagine politica. Ma no, chi è che? Beh, forse avete letto, mi era maga, spiritosa. Oh, ma te sei già capito, sei preso una saeta, eh. Quanto l'onorevole chiama? Le mia namò, onorevole. Buongiorno, onorevole. Alberto, dite, mi ha chiamato in sì specialmente in cuore. Te senti la mesciola? Chiamo un minga in sci. Come quanto chiama? Chiama il parnon, darà un tono più democratico. Non ti chiama per me. Allora, sono la Giulia, chiamo un parnon. Beh, boh, poi. Te deve. Sì, onorevole. Già, sì, sì, Alberto. Ricordasi bene, eh? Ma, sì, Alberto, come te tutti? E adesso, se l'anche sminga troppo, che va bene, tu. No, guarda che il da resume, ma Giulia. Te deve chiamare per noi e da tutti. Ma se vuoi dare una certa immagine di te, te deve dimostrare di essere aperto e mia formale. Te chiede fa credere che chi che lavora con chi, in i tuoi amici, tu sei buon. Mi? Amis dell'onorevole. Cioè, non mi è visto. Ricorda se vede. Morti di senso, Amis, vede tutti e te chiami Alberto. Vabbè, signora, non sei Amis. Mia di Amis, ti di senso, Amis, più se fidava. Ma come che ne sto qui a me? Allora, archivi comunali del sottoscala. Ma a vita, non stai già? Ho capito benissimo. Mi fa piacere. E allora se devi fare?
deve stare con Andrea la Bruna. No, no, alla Bruna no. Perché? Quale sarebbe il problema? Perché l'ultima volta che sono stato con lei mi ha messo una pomata per la purificazione. Mi sono andati via tutti i peli e tutti i capelli. Questo non conta niente. Ti impiegherete stare con lei e tutto il dì. Questo è un ordine. Ciamel, me raccomandi, ti deve minga, chiamiamo Alberto però, ok? Alberto, anzi no, onorevole no, perché poi sono andati in confusione, Alberto te deve chiamare. Sì, Alberto. Ma ste che devo usare, fratellone, te se sente perduta la ca? Ma fortunato, ma è un po' che se vedo un via. Buonasera, signora. Ma, e se ricorda che devo tornare a fare i nostri riti di purificazione? Cara la mia sorellina, il fortunato oggi si fermerà con noi tutto il giorno. Ma bene, bene, bene. Ma proprio tutto il dì. Sì, tutto il dì. Guarda, sono proprio contenta. Viene finito l'esperimento. E per me già venne un'idea in me. Ma che un'idea in me? Agli ordini? Lo stai già? Sì, sì. Dai, che dopo ti sarei con te. Ne, dai. Ora. Ma la Beppe è quel che mi fidi no, E stava quasi me senza calè. Sì, ci sarà anche la mia signora, certo, certo. Sì, sì, sì. No, non le faremo fare brutta figura. Ma no, non si preoccupi, onorevole. Stia tranquillo. Arrivederci, arrivederci. E se chi leva? Onorevole. Lui in persona. E sarà di? E il Madì, che si è speso in un bel risultato all'intervista di qui. Almeno due o tre punti più sempre su un dato. Speriamo, guarda, perché all'inizio le mie stai proprio incoraggiante. Cos'è? Ma come eravamo? Guarda, un po' di più. Te va proprio, che schifo. Potevi mica fare l'intervista con che roppini, cipollano. No, però te potevi lasciare sulla poltrona, sul divano, sulla ottomana, insomma, in due, se sei già. Quante avrei fatto girare la ca e se finirà l'intervista, torna mia sta in petto tutti? Per amor di signore, sono già quella che stracca adesso. Come fa? Mette lì, se te già pulita. Strani come stroli. Ma la sempre che le beva, ma come la va poco?
Basta, da Dio in sciva. Però, ma che razza di sciavatta metti su? E parlo di un e chi è la fidanzata del nostro io, no? Beh, allora, ma però forse mo le mie che devo preparare, o te pensi che sia più sede democratico all'intervista in Vestaglia? Mi vorrei, ma mi sa che se può mia, eh? D'accordo. Lei quest'unica è l'unica mano qua in uretta per questo avventi con la vita. Guarda, ti va. Mi pare di avessi in ansia mia studentella suo primo esame, ante seconda età. No, guarda che ti forse che mi ha capito bene la situazione. Perché? Guarda che ti inchio, te farei mia un esame facile ordinare come a vent'anni. Ah no? In cui la tua vita la avrà una svolta. E sarà domeri se la narrà in me o in pesce. Sarà mia domà colpa mia o meno in me. Oh, per la maggior parte proprio di sì, caro me veli. Guarda, va. Te riesce sempre a darmi un coraggio, guarda che. No, lei che te segue, riesci mi accorgo di aver puntato su un cavallo per vino. Un bel fiato,
messa lì. Basta un boff
adesso mai capisci. Ma per forza, ma mai capisci perché mi sono sempre stai attento, mi sono sempre a controllare, come mai fai nasce un sospetto. In pratica, mi sono stai perfetto, ecco perché sei mai pur genissi. Perché? Ti do un segreto. Eh? Se verendisti fatti. Te di cos'è? Se verendisti fatti. No. Quante se mi dentro prima? Ste di cos'è? Perché? Ti do un segreto. Ah, cara la mia sorellina, in te è proprio c'è una bella cantonata. I tuoi poteri magici, chi sa due nana finì. Perché mi è lei, sei minga numerosa, vero Laura? Cosa? Vero che sei minga amanti? Sì. No, sì, anzi, sì, non sono mia amante. Ah, visto? Scusa, ma se te vorrei che rispondi scusè, guarda che gli vorria i miei poteri per sapere robe. E pensa a tu che vi altre sono domande. Come sapere? Sì, tu è fortunato. È il giardiniere, è il Renato, anche è la Carla, è la mamma. Per fortuna che te sei praticamente perfetta. Ma anche la mia mamma sa. Sì, guarda che la tua donna è la mia stupida. Ma la mamma è di una notte. È la mamma di una notte. È bravo, che come chi? A Giulia, che convegno. Fa finta di una gotta. Ma ora sono bella che rovina. Ma se posso avere due lei fortunato? Ma gli scioli, ti indurei che l'è fortunato. Fortunato le deve prepararsi. Ecco, sì. È il dito della purificazione. Sì. Oh, che bel. Un quei due le dà la mano unità. Su un bella pieruina. Oh, mi disite no. Ma te mica senti, la mia la sa più cosa. No, bisognerebbe vedere che il cadira Bruna se è vera o no. Resta il fatto che a tira Giulia la tua mattina volta. Eh già. Ma mai la mamma di Nagore? Come mai la mamma di Giulia la conosce più se ben mi detiva là. Che pensa di buon? Che fa credere di sapere Nagore. Che la maniera chi la salva la capri versa, la fare in un orto. Ma alla mia pare un po' pirandelliana come ipotesi anche la cicci puzzata, eh? Ma allora mi si devi fa cos'è? Ma dite che le fa proprio Nagore, dite che della Sanai Rob come va? Se potete riuscirete ad andare a Roma che sarete a posto. Sì, che sarete in una botte di ferro. Sì, spero che la sia mia che l'ho dato io regolo però. Cosa? Ma che pensi di voi? Sicuro di sì, di che la maniera che di Carlo, la Elze, la pari all'uno orca da lì. Beh, è un po' più grande. Beh, senti un po', guarda, se i robe naranno, per un ver giust, sta tranquilla che i robe naranno ben anche a partire. Bisognerà vedere anche come naranno i robe. Ma guarda te che, guarda, a volte la vita è proprio come un terno all'olio. Beh, va in giro a infurare mai, studia, e fa dei sacrifici, e poi basta dove la parola ti si trova in mezzo alla strada. O in paradis. Proprio in paradis. Oh, guarda, te prometti solennemente che vi farò di tutto, perché i robe c'ha per le via de giusta, E mi ne tenerò di cult. Oh, grazie. Comunque, te raccomando, cerca di prepararsi per un meglio, Va bene, preparerò per un meglio. Salute. Ma porco champin, ma che mattina. Ma che mattinata, ma è mai possibile che capita tutto in quello? Ma come mica vesti una roba che ti metta lì un'infilata delle situazioni fino a te tre anche l'altra. O è il tuo destino che ti è speso al barco e le moroidi e che è là che la battuta. È mica possibile. A me guarda, a bordo di un bus de nos in un mare in tempesta. Calma Alberto, calma. Dopo tutto, veniva l'intervista. Che se volete vedere che sia. Scheletri grossi negli armadi, che non mica. Quei piscinit, in bella che scondi, usate ora che succeda più siete che ti vi succede in cui, va, se sgonfia anche la... Rettifico, se può succedere peggio! Ma va che su un vestito è uscito stamattina e
perché che tu hai messo lui catafissima? E insomma, volevi dire che ti sei proprio un bel comune, si dici, proprio. Ah no, se te ne avevi, qui la faccenda si fa grave. Ma fortuna! Ma perché ti pesci la pomingana? Io sono la pomingana. Ma Debra, ma Bruna, ma perché te ride? E ridi perché le mia pesci che cade vestissimo. No, guarda che vestisci che pare più sereno. Senti un po', Bruno, va, forse che è andato oculista, che magari quindi la fa anche gratis dell'associazione. No? Allora, guarda che stamattina che è una giornalista, eh? Sì, ne so, l'intervista tanto attesa. Ecco. Quindi mi predichi robe e vado per il verso giusto. Quindi mi dici che sei a me che ti sospende tutti i tuoi esperimenti. Mi desideria da sì. Invece mi capissi mia che fastidi può andare. Oh, a me mega mica fastidi. Magari la giornalista però la puzza sotto il naso, magari vediamo un casino. Ti pare? Sì, va bene, dai. Allora, parinché fare il mio rito, va bene. Oh. Però impareremo a memoria la formula. E domani faremo un rito, va bene? Va bene, sarà per domani. Dai, dopo, se sentirete un alto. Ciao, le va più come voi. Ma per voi da domani? Bravo a disbrugliarsi con di persone. Per dire con qualcosa un buon defancami. Del resto venga che fa con la gela e me mi stè. Sì, ma guarda che in culo. E sarà ben più se difficile. Perché pare che la giornalista Chila sia una bestia nera anche con i puliti più se navigà. Ma è proprio per questo che se lei la parlerà ben di me. Mi magari guadagni tanti punti e magari posso anche essere eletto e andare a finire a Roma. Roma, i salotti buoni, la gente punta veramente. Il Maurizio Costanto Shops. Ma ti esci per via che fino adesso ti chiamino la vita che ti sei speciato. Ma cosa te vorrei resedire? Che fino adesso domenica la metà di come le naio. Tira sfora che l'idea lì do cuore. Quale? Quella che la faccenda la nasmia come la devna e che tu ti restassi come prima. Ma perché quale sarebbe il problema? Tira e sfora che l'idea lì d'un in che partita arriva la scadenza d'una cambiale che te firma con se mi scusa. O te la paghi o le finita, le c'è. Guarda, qui se c'è in sci è questo eccesso di sentimentalismo che mi confonde. Te fedo l'ironia, fora de posto, guarda che con me la tacca mia, eh. Per una volta... Ti spieghi un concetto basilare sui dol che io me ne mai riuscì a capire. Quando una donna vuole fortemente qualcosa, la riesce sempre a ottenere in una maniera o che l'altra. La può far finta di essere innamorata, o la piace, o la recita, o la ve fa credere di essere su un piedistallo, diventando la personificazione dei vostri sogni. Insomma, come la gariesca mia importanza, ma un risultato è sempre che. Quale? Gli uomini faranno sempre quel che vuol i donne. E lei anche a chi è che aveva un pancreto in mio come? No, 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 no. Sì, sì. No. La forza di donne le chiedo di far passare per vostri desideri quel che in realtà è vero un mio. Ma tutto questo parlare d'amore è ma sconfondi. E vedo l'ironia fuori de posto per l'ennesima volta e anche fuori a tempo massimo, tra poco sarà qui la giornalista. Non mi vuole più di dire. Cosa te ora fa? Ah, va là, le domande battute, se con si può neanche scherzare con te stamattina, oh. Ah! Sai che? Ah! Sai che? Ah! Sai che? Che la pelata della sua sorella! Sai che? La fai te! Che cos'è? Un lappuccio della memoria! Oh, signor! Oh, signor! Questo mica bene! Oh, sto signor, sta su! Ma sei fermo! Ma sono io, amico! Oh, signor, che mancava il tempo delle mocchi, lei che le... Sta su! Su! Sono
ma c'ha da tempo, c'è in cinta da portun via. Pensami male a te, è peggio che il furibo. Ma te te sei matto? Cosa te sei venuto a fare in qui? Va che l'esterno Alberto a dire passare. Ma se deve arrivare il giornalista? E so, mi credi che va a dire passare proprio per questo. Ma se te che entra in te? Credi che abbia in mente di organizzare una specie di sospensione e allora la facciamo. Cosa? Credi che mi dirà ritornato perché sarà chi i giornalisti per l'intervista. Allora so che mi chiede per mettersi d'accordo sull'orario. Ma perché te che ne è passato più setà? Aggravamente fa un'azione desleggerimento. Ah, usa mia politichesco mia, eh? Va bene. Se mi pensi che la mente la mia interruzione la sarà utile sia l'intervista da andare a me, più sei utile anche a voi se l'intervista la darà via bene. Ma deve fare che sei venuto evidente. Ma mia stupide, dite se venissi che se ne vede, par nulla finita. Ah, ti sei venuto a voi. Lo strappo il capo, e mi ha stupidato. E sai che devi dire grazie a lui se la sua donna non ha firmato un tabellone. Già, bisogna vedere lui se che avevo in cambio di te. Ma adesso che è anche geloso. Dite se venissi in che una cosa sei. Mi sfrutti di manzi, chi la sua amicizia e basta. Però bisogna vedere lui se la se avevo in cambio di te. Adesso che mi vuoi che vuoi, la serò pian pianino lì la faccenda. In maniera di mia fame e nemis, se per lui riuscirà a Roma con le elezioni, non saremo a posto. E tutti in fede a Gavarato. E poi tu finalmente dire al mondo che se vero bene, mette una sposa, sono stupide speciali. Ma capite, ma te che ti portando di pazienza. Ma mette me bene. Guarda, no, te che ti porta tanta pazienza, se può mia, te che è mia, che casinca che è in giro. Ascolta. Ma mi devi bene. Sì. A proposito, vede là con me che ho un problema con Fortunato. Se fai questo va. Ma domando per mia, mine. Sono letto una comunicazione di servizio, spero che vi sia piaciuto il primo tempo, ci sarà un altro tempo ancora, quindi fatto sulle tempi. E con la cosa che volevo dirvi, volevo ringraziare la Carla e le sue amiche, hanno organizzato un piccolo rinfresco per tutti, quindi dopo, alla fine della commedia, se volete...